Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video delle letture di novembre. Come sempre, giù nell'info box troverete i link dei vari libri di cui vi parlo in questo video. Sono link affiliati. Questo vuol dire che in caso di acquisto tramite uno di questi link non ci sarà per voi nessun sovrapprezzo, semplicemente riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a sostenere il canale. Inoltre, se appunto volete sostenere il mio canale, vi invito a iscrivervi e lasciare un like ed un commento a questo video. Detto questo, voglio partire con un libro che appunto è stata una collaborazione, è Gioco di sangue di Gian Nicola Nicoletti. Vi ho parlato già di altri due libri di quest'autore nei wrap-up precedenti, mi mancava solo questo appunto che ho letto a novembre e che forse devo dire è quello che mi è piaciuto un pochino di più rispetto agli altri, anche se mi sono piaciuti tutti. Qui siamo su un thriller psicologico, meno horror appunto rispetto agli altri due libri dell'autore. Ci troviamo nella Germania ai tempi del nazismo e il detective Braum deve indagare su dei casi di omicidio, cioè un killer in circolazione, e lui deve scoprire chi è. Qua abbiamo come dei protagonisti dei personaggi appunto contro il nazismo, ma sono dei tedeschi. Ci fa un po' capire anche come poteva essere la vita di un tedesco contro il regime nazista. Non solo, non si parla quindi, non è la classica storia quindi di ebrei perseguitati, ecco. È un thriller che mi è piaciuto molto, scorre velocissimo, ma questo è un pregio, diciamo, di tutti i libri di questo autore, una scrittura veramente molto scorrevole. C'è anche da dire che i libri di questo autore sono molto curati. Abbiamo un'immagine all'inizio di ogni capitolo, insomma, sono veramente molto curati. Seguiamo il punto di vista del detective, ma anche del serial killer, e devo dire che i personaggi sono ben sviluppati, ben costruiti, soprattutto il killer, che mi è piaciuto molto. Altra cosa che mi è piaciuto molto è appunto trovare un punto di vista diverso rispetto al solito, cioè un tedesco contrario al nazismo. È appunto un punto di vista diverso dal solito che mi è piaciuto approfondire. Come ormai sappiamo, se almeno mi seguite o conoscete l'autore, i suoi libri contengono delle scene splatter un po' forti, quindi sicuramente non sono dei libri adatti a tutti, non sono adatti ai più sensibili, non sono adatti a chi ha uno stomaco un po' debole, ma se non avete di questi problemi io vi consiglio i suoi libri perché, devo dire, si leggono bene, intrattengono bene, non annoiano, sono ben costruiti, le trame ben costruite, personaggi lo stesso, ve lo consiglio. Se volete iniziare a leggere qualcosa dell'autore, vi consiglio di fare come ho fatto io, iniziare dal primo libro pubblicato, che mi sembra sia Incubo Reale, per poi andare avanti, perché si nota, leggendoli in ordine di pubblicazione, si nota proprio un miglioramento della scrittura dell'autore, e quindi insomma vi consiglio di leggerli, ecco, in ordine, comunque consigliatissimo. Poi un altro libro che ho letto e ascoltato è 7 minuti dopo la mezzanotte. C'è un mostro che si presenta a Connor 7 minuti dopo la mezzanotte e racconta a Connor ogni volta che si presenta una storia, fino a quando all'ultimo dovrà essere appunto Connor a raccontare la storia, una storia a questo mostro. Ve lo semplifico molto perché comunque il libro è molto famoso, inoltre è stato tratto un film da questo libro che io ho visto e devo dire che è molto fedele al libro, quindi hanno seguito il libro, non c'è praticamente quasi niente di diverso. E il film non mi ha fatto impazzire, ho letto il libro dopo aver visto il film sperando di trovare un qualcosa di più. È un libro per ragazzi che aiuta un po' con aiuta un po' a lasciare andare le persone che non ci sono più. È un libro che parla appunto di lutto.
credo che possa essere di aiuto ad alcune persone. Non nego la bravura, la maestria di quest'autore nello scrivere questo libro, perché è innegabile, è oggettiva. È un libro scritto molto bene, si legge bene, ti fa anche riflettere su alcune cose, però mi è mancato qualcosa. Empaticamente non sono riuscita a collegarmi a questo libro, e non mi ha trasmesso granché, quindi penso di essere l'unica a controcorrente, però a me non ha fatto impazzire, devo essere sincera. Altro libro letto è stato Teddy. Teddy è un thriller con elementi soprannaturali. Ed è un libro che a me è piaciuto moltissimo, ne avevo sentito parlare molto bene, volevo acquistarlo, poi l'ha acquistato mia sorella, l'ho letto da lei. È un libro che all'interno ha molte illustrazioni che piano piano si vanno sempre di più, diventano sempre più inquietanti con l'andare della lettura. Questo libro è presente anche su BookBeat in audiolibro. Giù nell'info box troverete il mio codice sconto. Con quello potete avere BookBeat gratis per 2 mesi, ascoltare o leggere, perché ci sono anche tanti ebook, quello che vi pare. Dopodiché siete liberi di disdire tutto e non pagare niente. Io ve lo lascio se siete interessati, perché ci sono tante cose, anche di autori italiani, case editrici italiane più piccole, autori emergenti. Trovate tante cose. Detto questo libro forse ve lo consiglio più in cartaceo, perché vi perdete altrimenti le illustrazioni. Di che cosa parla? Allora, la nostra protagonista è una ragazza che ha avuto un passato problemi di droga e si ritrova a fare la babysitter a Teddy, che è un bambino dolcissimo, in una famiglia apparentemente perfetta, in una casa perfetta, persone piene di soldi, e lei, si trasferisce nella dependance del giardino di questa villa per fare la babysitter a tempo pieno a questo bambino che ha una passione, per il disegno, e appunto inizia a disegnare, cose da bambini, coniglietti, eccetera. Però disegna anche Ania. Ania è la sua amichetta immaginaria. Con il passare del tempo, però, diventa tutto più inquietante, perché iniziano a succedere delle cose. Questa Ania non si capisce se è un'amica immaginaria, è un fantasma, non si sa. E mi è piaciuto molto perché intanto intrattiene molto bene. Ed è vero che poi, arrivati a un certo punto, si capisce benissimo il tutto. Però questo non ha influenzato il giudizio del libro, nel senso, anche se avevo capito dove andava a parare e come sarebbe finito, mi è piaciuto lo stesso. Mi ha messo dei brividini, l'ho letto la sera e devo dire che per la seconda volta nella mia vita ho avuto leggermente paura, cioè avevo quel brividino e mi guardavo intorno. Non mi succede mai, mi è successa una sola volta, quindi per me è una cosa molto difficile, però non so come mai in questo libro, che non è horror, mi ha dato questa sensazione. Un libro che ho divorato, mi è piaciuto questo elemento soprannaturale presente in questo thriller, perché appunto, ripeto, è un thriller, non è un horror. Sviluppata bene la storia, mi sono piaciuti i personaggi, è un libro carico di tensione, è un libro che, nonostante sia un bel libricino, si legge veramente molto molto velocemente, perché proprio ti prende e ve lo straconsiglio. Poi, altro libro che ho letto appunto su BookBeat è stato l'ebook di Gli incubi dell'Inquisitore di Benedetta Moroni, edito Giovane Holden Edizioni. È un racconto di 64 pagine, appunto si può capire anche dal titolo più o meno di che cosa parla. Abbiamo la storia di questo inquisitore, che è il più famoso appunto perché è reputato il più cattivo, il più severo, quello che dà punizioni più brutte, che non risparmia mai nessuno, e si ritroverà a fare un viaggio e a scoprire un po' un punto di vista diverso che è quello delle streghe. Non vi posso dire più di tanto di questo libro, nel senso, è un racconto che mi ha trasmesso molto poco. Non è brutto, si legge bene, scorrevole, però trasmette un pochino poco, ecco, un pochino poco non si dice, però non mi ha trasmesso nulla, mi dispiace, ma avrei preferito fossero delle cose approfondite, invece mi sono
sembrate un po' tirate via. E sempre della stessa autrice, della stessa casa editrice, ho letto anche Ugo e Asmedeo, Gli investigatori dell'occulto. Sono, mi sembra, 3-4 storie dove appunto protagonisti sono questo investigatore e il suo gatto, e a questi due gli capitano delle cose sovrannaturali. Le storie sarebbero anche carine, però diciamo che ci sono appunto queste storie un po' collegate. Alcune sono proprio molto 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 brevi. L'ultima, che è più lunga e che è quella che mi aveva preso un po' di più perché appunto era un po' più lunga, si interrompe senza un finale, quindi per me questo libro è invalutabile. E ho letto vari libri su questa piattaforma di questa casa editrice, mi è sembrato un po' che, non lo so, mi ha dato l'impressione che pubblichi solamente cose un po' così, quindi vabbè, lasciamo perdere. Passiamo al prossimo libro che invece mi è piaciuto, Le ossa dei morti. Edito Dark Zone Edizioni e scritto da Miriam Palombi. È un libricino piccolino che volevo leggere da tanto tempo. Siamo su un horror, tema casa infestata, che a me, devo dire, è piaciuto. Anche questo si legge molto velocemente, la scrittura è grande, la scrittura è anche scorrevole e coinvolgente, quindi questo aiuta nella lettura, i capitoli non sono lunghi ed è un libro che vi consiglio. Abbiamo il nostro protagonista che è Eric, il quale da ragazzino gli succede una cosa brutta all'interno di questa casa e lui non ci ha più messo piede. Poi lo zio muore e lui si ritrova di nuovo nella casa per appunto mettere a posto tutte quelle inconvenienze dovute alla sua morte, e da qua succederanno varie cose. Devo dire che per essere un racconto piccolino di 126 pagine, l'autrice è stata molto brava nella caratterizzazione dei personaggi. Ovviamente se fosse stato più lungo ci sarebbe stato più spazio anche per loro, però è un racconto lungo o un romanzo breve, quindi più di tanto non si può, e devo dire che comunque è riuscita bene in questa cosa. Ed è riuscita bene anche nelle descrizioni della casa, degli ambienti, queste atmosfere gotiche, cupe, horror, in questo è riuscito molto molto bene. Ci sono un paio di scene splatter, ma non è un libro splatter nel complesso. L'unica cosa che forse non mi è piaciuta più di tanto, ma questa è una cosa puramente soggettiva, è che la presenza viene a un certo punto descritta bene, quando secondo me sarebbe stato meglio quel vedo non vedo, che di solito a me incute un po' più di timore e inquietudine. Però detto questo, è stato un libro godibile che mi è piaciuto molto e che assolutamente vi consiglio. Altro libro ascoltato su BookBeat è stato La donna in nero, è un genere gotico. È un libro che avevo nella mia wishlist da quando la Mondadori ha ripubblicato questo libro e finalmente sono riuscita ad ascoltarlo. Non è stata una delle mie letture preferite del periodo, però comunque non è stato male. Abbiamo il nostro Arthur che è un avvocato di Londra e viene incaricato di andare al funerale di una donna che è morta, una loro cliente, e mettere a posto tutte le carte dell'eredità di questa signora, e quindi lui deve stare nella villa della signora che si chiama El Marshouse e appunto deve rimanere in questa antica dimora per sbrigare queste cose, queste pratiche burocratiche. E nel mentre abbiamo delle apparizioni, lui appunto vede questa donna in nero e succedono varie cose, rumori, eccetera. Anche qua il tema della casa infestata. E devo dire che è un libro che si legge molto bene. Se amate le atmosfere gotiche di una Londra antica, nubi, nebbie, eccetera, questo è perfetto per voi. L'autrice riesce molto bene a trasportarti all'interno di questa villa infestata e devo dire che è un libro che non annoia. L'unica cosa è che, non lo so, mi è mancato un qualcosa. Comunque è un libro che vi consiglio se siete curiosi di leggere, però ecco, non è stato uno dei miei preferiti. Altro libro che ho letto e che mi è piaciuto moltissimo, letto su BookBeat, è Sofia Moyen. Edito Booksprint Edizioni, è un fantasy anche qua, young adult. Qua siamo nella valle del Gran
Bash, dove appunto gli abitanti vivono ancora nel rispetto delle antiche regole legate alla natura e quindi abbiamo presenze di streghe, maghi, eccetera. Abbiamo la nostra protagonista che è una ragazzina di 13 anni, molto curiosa, e i suoi due amici, anche loro maghi, streghe. Questi ragazzini si ritrovano a indagare su un incantamento che secondo loro è stato fatto sui telefoni cellulari delle persone senza poteri magici, degli umani al di fuori di questa valle. Quindi inizieranno questa indagine insieme a un altro loro amico che abita fuori dalla valle senza poteri magici, che appunto li aiuterà in questa indagine. Mi è piaciuto molto, mi ha dato tantissimo le vibes di Harry Potter, perché qua abbiamo dei ragazzini più o meno della loro età con dei poteri magici, quindi si parla di maghi e di streghe, un pericolo, loro che indagano, cercano di risolvere la situazione, degli adulti un po' incompetenti che si capiscono il pericolo ma non è che danno poi una grande mano. Quindi per alcune cose mi ha ricordato molto Harry Potter, anche se la storia è completamente diversa. Mi è piaciuto molto. Se vi piacciono i libri appunto con protagonisti delle streghe, dei maghi, accademie magiche, questo è quello che fa per voi. Scorrevolissimo, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto i legami di amicizia che l'autrice ha scritto e è riuscita a costruire su questi tre amici. Mi è piaciuto, devo dire, un po' tutto di questo libro, infatti ho dato 5 stelle. È un libro che ha pochissime recensioni, una copertina meravigliosa e che appunto a me la storia mi ha coinvolto moltissimo, l'ho letto velocissimamente, super super consigliato. Passiamo poi a una collaborazione con Alessandro Montoro, questo è il secondo libro che leggo di quest'autore e sto parlando di Saldi sull'eternità, anche questo è edito Delos Digital ed è un racconto di 50 pagine, 30 pagine, un racconto veramente piccolissimo di fantascienza che mi è piaciuto tantissimo. Con questo racconto proprio si capisce la bravura dell'autore e si capisce che non bisogna per forza scrivere un romanzo di 600 pagine per scrivere qualcosa di buono. Quest'autore in pochissime pagine è riuscito a scrivere una storia interessante, ben costruita, con dei personaggi ben pensati, ben caratterizzati, degli intrecci di trama perfetti, una storia che incuriosisce, avvolta un po' nel mistero, c'è di tutto in questo racconto e mi è piaciuto veramente tanto. Ci troviamo in India, in un prossimo futuro, e anche queste ambientazioni mi sono piaciute veramente tantissimo e praticamente si scopre che dopo la morte c'è la reincarnazione in un animale, quindi le altre religioni non esistono più perché ormai appunto conosciamo quello che ci aspetta dopo la morte. I nostri due protagonisti, che sono fratello e sorella, lavorano in un'agenzia che recupera appunto questi familiari reincarnati, le anime di questi familiari reincarnati, e li riporta alle famiglie. Però l'unica anima che non hanno mai trovato è quella della loro madre, che appunto è morta, e non vi dico altro. È un racconto veramente molto molto bello. Mi sarebbe piaciuto fosse stato un romanzo lungo, perché la storia mi aveva proprio catturata e mi è un po' dispiaciuto quando è finita, perché ne avrei voluta di più. Però so che l'autore sta scrivendo un seguito e quindi aspetto con ansia di leggere questo seguito. Nel frattempo vi straconsiglio questo racconto perché mi è piaciuto tantissimo. Altro racconto che ho letto è Il Mallo Verde di Sandra Colomberotto, anche qua edito Giovane Holden edizione, 128 pagine. Abbiamo questa ragazza che con la madre e le sorelle si ritrova a Benevento per il funerale della nonna che è morta. E durante il loro soggiorno a Benevento questa ragazza scopre, si ritrova a volare e scopre che forse ha dei poteri magici, che forse anche la nonna li aveva, quindi forse è una strega. E nel frattempo conosce anche un ragazzo di questo paesino,
E succedono varie cose. È un racconto che mi è piaciuto. Non è un racconto da 5 stelle, qualcosa anche qua è mancato, però è un racconto che mi è piaciuto perché è proprio ricco di folklore delle terre di Benevento. Quindi se amate un po' questo tipo di folklore, se amate le storie con le streghe, eccetera, questo sicuramente è un racconto che vi consiglio, non è male, intrattiene bene, è scorrevole, i personaggi mi sono piaciuti, però ecco, mi è mancato anche qua un qualcosa. Poi, altro libro che ho letto è questo libricino piccolino di Elisabetta Giacalone, edito Bookabook Edizioni, e sto parlando di Bloody Christmas, un horror che mi è piaciuto tantissimo. Allora, devo fare un appunto a questa casa editrice perché veramente se avete dei problemi di vista non fa per voi. Detto questo, è un racconto che mi è piaciuto perché qua abbiamo un Babbo Natale che è il cattivo, rapisce dei bambini e li obbliga a fare un gioco, una serie di giochi dove moriranno alcuni sì, alcuni no, non si sa, non ve lo dico, però dei giochi all'ultimo sangue. Chi rimane sarà il nuovo Babbo Natale. Mi è piaciuto tanto leggere appunto la storia dove l'icona della bontà in questo caso è un pezzo di cacca, è cattivissimo, è un assassino e anche i suoi aiutanti, gli elfi, non sono da meno. Mi è piaciuto, scritto molto bene, scene splatter, descritte anche bene, quindi anche qua se non vi piacciono questo genere di scene, vi consiglio altro. Comunque a me è piaciuto moltissimo, veramente tanto. Ha un ritmo serrato e non riuscivo a smettere di leggere perché ci avevo da scoprire chi è che rimaneva, chi moriva, cosa succedeva. Quindi veramente, veramente carino. E poi ha un finale assolutamente che io non mi aspettavo, che mi ha lasciato un po' così a bocca aperta, perché assolutamente non me l'aspettavo. Super consigliato. Altro racconto letto su BookBeat è Clown vs. Zombie, anche qua un horror, edito Nero Press Edizioni, scritto da Daniele Picciuti e Luigi Bonaro. Questo è un racconto che secondo me, 110 pagine più o meno, sarebbe stato un romanzo lungo perfetto, perché questi due autori mettono tanta carne al fuoco. E quando viene messa questa tante cose sul piatto, bisogna poi riuscire, secondo me, a snocciolarle per bene. E in alcuni casi alcune cose non sono riuscite per questo motivo. Però mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto il fatto di avere un branco di clown scappati dal circo che cercano di sopravvivere e non farsi ammazzare dagli zombie. C'è anche una scienziata che ha un ruolo fondamentale, una persona avvolta nel mistero, bisogna capire che cosa fa, perché è lì, eccetera, eccetera. Ha dei risvolti narrativi, secondo me, originali. Non è semplice scrivere dei racconti con gli zombie che siano originali. Questo è invece un caso di racconto ben scritto e originale. Scritto bene, scrittura fluida, ha veramente un sacco di elementi a favore e mi è piaciuto molto. Il problema fondamentale, secondo me, è il finale che interrompe la narrazione, come se ci fosse un seguito, oppure non lo so, mi ha dato una sensazione di narrazione incompiuta e questo è stato il problema, perché per il resto l'ho trovato perfetto. Personaggi molto interessanti, originali, caratterizzati molto bene, quindi c'è tutto. Peccato appunto per il finale. Ho letto poi due libri di Blueberry, uno della linea fantasy, quindi Blueberry Fantasy Edizione, e l'altro invece della linea principale, che è la linea romance. Allora, partiamo da questo che è quello che ho letto prima, ed è La mano della principessa, scritto da Mattia Vanfiori. Mi è piaciuto tantissimo, un libro a cui ho dato 5 stelle perché è un libro che è riuscito a catturarmi dalle prime pagine. Abbiamo Ginevra e Laura, che sono due principesse.
Una scappa perché suo padre vuole ucciderla perché lei si è innamorata della sua ancella, quindi ha un amore proibito che è un po' il tema di questo libro. E mentre scappa si ritrova a nascondersi in un castello. In questo castello trova il fantasma di un'altra principessa che anche lei è stata uccisa dal padre per un amore proibito. Bisogna scoprire se riuscirà a salvarsi la principessa, se l'altra riuscirà in qualche modo a uscire da questa prigione, perché appunto è morta e si ritrova a infestare questo castello da un'eternità. È una storia che a me è piaciuta molto, c'è un intreccio narrativo che è costruito molto molto bene. Queste due storie che sono in qualche modo legate, descritte benissimo sia la parte romance, che comunque non è eccessiva, non stona con il resto della storia, ma sia proprio anche la trama di per sé. È un fantasy con delle sfumature horror, è un dark fantasy, non è un libro comunque che fa paura. È bello comunque anche l'intreccio narrativo che l'autore ha creato appunto tra il passato e il presente, ed è molto bravo a spostarsi tra passato e presente senza confondere l'autore. Mi è piaciuto veramente tanto, mi sono piaciute le due storie d'amore, mi sono piaciuti i personaggi, sono ben caratterizzati. La storia, mi ha coinvolta da subito, volevo sapere come andava a finire, volevo sapere come, si sarebbero svolti i fatti. Un finale commovente. Mi è piaciuto, devo dire tutto di questo libro, assolutamente consigliatissimo. L'altro libro della casa editrice è Amore extra contratto. Qua invece ci troviamo in un romance chick lit dove la nostra protagonista abita a Londra ed è un personal organizer, quindi quelle persone che vanno negli appartamenti della gente e organizzano i vari spazi, l'ufficio, l'armadio, eccetera. Viene proposto a questa ragazza un contratto di lavoro bizzarro e interessante, ma pagato molto molto bene. E lei quindi dovrebbe organizzare la villa, il loft del figlio del presidente di questa catena di alberghi di lusso e oltre a questo deve anche riorganizzare un po' la vita di questo ragazzo, rimetterlo in riga. È uno scapestrato e il padre vuole appunto metterlo in riga, altrimenti lo butta fuori dalla loro attività di famiglia, in poche parole. La ragazza accetta, perché ovviamente la cifra è molto alta, e inizia a lavorare per questo signore e si trasferisce nel loft del ragazzo. Ovviamente sappiamo un po' come va a parare già da subito la storia tra lei e Robert, mi sembra si chiami l'altro ragazzo. Anita e Robert, sì, ma è un libro che a me è piaciuto molto. È fresco, leggero, frizzante, scorrevolissimo, si legge veramente molto bene e è un libro perfetto se avete bisogno di staccare un po' la spina, se avete bisogno di una lettura leggera, divertente per passare del tempo. Questo l'ho letto in due pomeriggi perché veramente è molto molto scorrevole e in più la scrittura. Il font del libro è molto grande, quindi si legge con facilità, ma anche quest'altro fantasy, la stessa cosa. Sono dei libri che, se avete problemi di vista, vanno benissimo. Detto questo, mi è piaciuta l'ambientazione a Londra, l'autrice è bravissima proprio a trasportarti dentro Londra. E altra cosa che mi è piaciuta è che ha un po' delle vibes alla Notting Hill, il film, non so se l'avete visto. Tra l'altro, il film è appunto anche citato all'interno del libro. Comunque, a me è piaciuto. Ci sono i punti di vista che cambiano tra Robert e Anita. Mi è piaciuto. Consigliato se cercate qualcosa appunto di fresco, divertente per staccare un pochino la spina, questo assolutamente super 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 consigliato.
Poi, altro libro che ho letto, questa è stata una collaborazione, mi è stato appunto inviato dall'autrice che ringrazio moltissimo. Ho letto L'ultima guerriera di Eterna, che è il primo della trilogia Cuori intrecciati, scritto da Anna Piazza. Questo qua è un fantasy che a me è piaciuto tantissimo. Abbiamo Ginevra, che è una trentenne che ritorna nel Friuli perché la mamma è morta e deve un po' rimettere a posto nella sua vita. La mamma gli lascia in eredità un terreno, lei vuole coltivarci degli ulivi e si trasferisce da una sua amica per appunto un po' riniziare la sua vita. E incontra a un certo punto incontra Maya, che è un'operatrice Reiki, e hanno lo stesso anello al dito. Quindi, un po' legata dalla curiosità di questo anello, lei inizia a fare delle sedute di Reiki da Maya e inizia ad avere delle visioni. Delle visioni di un mondo parallelo, questo mondo che è ambientato nel passato rispetto a noi, in un'epoca vichinga, dove appunto abbiamo guerriere vichinghe, eccetera. E lei entra in contatto con questo mondo e deve riuscire a capire perché, per cosa, eccetera. È un libro che a me è piaciuto tantissimo. Allora, abbiamo una parte ambientata nel nostro mondo, quindi seguiamo la storia di Ginevra, e una parte invece ambientata a Eterna, e quindi seguiamo la storia di questi vichinghi e di queste vichinghe. Entrambe le parti mi sono piaciute tantissimo, sono coinvolgenti, sono interessanti, i personaggi catturano subito l'attenzione, ci si pone subito un sacco di domande e veramente l'autrice è stata molto brava a stimolare l'interesse del lettore. La scrittura è una scrittura molto fluida, il libro si legge molto velocemente, è scritto bene e ovviamente mi ha lasciato una curiosità enorme e voglio sapere come continua questa storia. Mi è piaciuta la parte romance, che comunque anche qua è un po' di contorno. Mi sono piaciuti i vari personaggi, gli intrecci, gli intrighi che ci sono. Veramente molto molto bello, assolutamente consigliato. Fateci un pensierino perché è bello, soprattutto se amate la mitologia, soprattutto se amate la storia norrena e i vichinghi super sexy. Questo assolutamente fa per voi. Ultimo libro letto nel mese è stato La strega di Yorkland. Questo qua è un libro che io ho acquistato perché era super super scontato su EBS. Perché devo essere sincera, questa copertina a me non piace per niente e secondo me non aiuta molto anche con la storia. I protagonisti di questa storia sono degli adolescenti, questa è un po' una vecchiarda come me, quindi insomma un po' stona, ecco, con la storia. Comunque, al di là di questo, vi dico, date un'occasione a questo libro perché è vero che ha la copertina brutta, ma è un gioiellino, mi è piaciuto molto. Tra l'altro, la trama, quello che c'è scritto, insomma, non rivela granché della storia, perché qua c'è scritto: tutti smettono di lavorare e mi guardano allibiti. Lei resta in silenzio, pare stupita. Gliela lascio e noto una scritta intagliata nel legno che recita: Banco della strega. Non ho idea di che si tratti, forse è solo una vecchia incisione. Ti conviene regalargliela se non vuoi prenderti qualche maledizione, mi consiglia Chris mentre torno al mio posto. Quindi non racconta molto, e anch'io non voglio raccontarvi molto perché alla fine è un libro di 120 pagine. Vi dico solo che abbiamo qua una strega, come si capisce dal titolo, e abbiamo dei ragazzi come protagonisti, dei ragazzi che vanno a scuola, e è un racconto lungo che comunque è sviluppato bene. Mi è piaciuto perché tratta molti temi abbastanza profondi e li tratta anche bene. Abbiamo il bullismo, abbiamo il tema della solitudine che è sviluppato veramente molto bene, abbiamo il tema del pregiudizio, sono tutti temi veramente secondo me, ben costruiti. Anche i personaggi mi sono piaciuti, sono interessanti e c'è questo mistero che avvolge un po', la storia e il nostro ragazzo protagonista che deve un po'
indagare su alcune cose, scoprire alcune cose. E mi è piaciuto tanto. Intrattiene bene, non annoia. L'intreccio narrativo è ben scritto, mi è piaciuto anche il finale. Devo dire, un buon libro, ve lo straconsiglio. Piccolo, si legge in poco tempo, l'ho letto in un pomeriggio, quindi se non avete tempo di leggere, se non volete qualcosa di troppo impegnativo, ma neanche troppo leggero, ecco, vi consiglio questo libro. Ok, le letture fatte a novembre sono finite, spero di non avervi annoiati. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!